Benvenuti al settimo appuntamento dei talk di Arte Verona. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Pierpaolo Calzolari, grazie, uno dei più influenti artisti internazionali. Grazie per il suo tempo e per dedicarci questa intervista. Ma partiamo subito con le domande per parlare del suo percorso e capire la sua capacità di gestire ogni linguaggio creativo. La prima domanda è sul suo passato. Lei è un importante artista italiano che tutti tendono ad accomunare il periodo storico-culturale dell'arte povera. Su anche il testo La casa ideale del 1969, che in alcune occasioni ne è stato considerato un piccolo manifesto. Perché non si è mai sentito pienamente rappresentato da questa onda ideologica e in che modo concretamente si è emancipato da essa? Guardi, cerco di rispondere brevemente. Le persone che sono state unite tramite anche la capacità manageriale e anche analitica di Germano Cena, erano tutte persone che si muovevano da prima degli anni 66. Erano tutte persone, cioè praticamente i cani sciolti, in una situazione italiana molto chiusa e molto definita, sia per una politicizzazione molto forte della cultura dell'arte, e sia per una forma di incapacità di avventura e di una stasi veramente penosamente pericolosa ai fini della libertà del pensiero. C'è stato un momento dove chiaramente c'è stata la necessità di rinnovare, di dare senso, di ribattezzare le cose. Battezzare l'essenza delle cose è stata necessaria, non contro la pittura, che nessuno di noi, almeno non Mario Merz, non Kunelis, non io, non abbiamo avuto mai niente contro la pittura, anzi, eravamo tutti pittori. Poi sapremmo, potevo discutere cosa pittore. Ma il problema è che c'è una sclerosi vera. Il far pittura era sclerotizzato, non aveva più senso, era una specie di etichetta del fare ma non dell'essere. Dunque si è cercato di ritrovare la palette, la voce del colore, la voce della, perciò la materia. Si è spesso pensato che l'arte povera fosse ricerca di materia, non è vero. L'arte povera, grosso modo, è sempre stata la ricerca di ritrovare la voce primaria della materia, compreso anche il pigmento, compreso la materia prima. Dunque, in questo senso è nata la cosmologia. Gli artisti avevano tutti diverse origini e forse diverse volontà, ma sicuramente uniti da questo desiderio di riscoperta e di ossigenazione delle cose. Una costellazione, dunque, non un gruppo. In comune, ed è interessante, che non. E forse è stato il primo movimento, chiamiamolo così, non saprei come chiamarmi, evidentemente, che non ha avuto una volontà tipo avanguardistica. Cioè non era piramidale, non era la negazione del passato, cosa tipica dell'avanguardia, al contrario, era molto parallela, aperta al passato, al presente e al domani. Cioè non si oppose, era una posizione molto democratica di fronte alle cose, all'ascolto delle cose. A un certo punto succede sempre, come giusto che sia, che le persone che fanno parte della cosmogonia cominciano a navigare liberamente, cioè allargano la loro aurea di desiderio, di necessità. E così è successo, senza nessuna frattura, direi, salvo per chi faceva letteratura o critica riguardo a questa situazione. Per gli artisti non c'è stata frattura. È stato allargamento veramente dei vari circoli di navigazione, basta. Quindi il recupero della vera natura della materia, e lei perché a un certo punto si è sentito costretto da questo gruppo? Beh, è una domanda delicata, però posso dire personalmente, infatti, cosa. Come si stava sfuggendo, si è sfuggito negli anni 60 e si stava sfuggendo a una forma di questione stilistica, cioè in qualche maniera la formazione di uno stile, la formazione di un ripetersi del fare o ripetersi del chiedersi. Il
Io ho trovato che verso il 72 il pericolo fosse il ritorno di uno stile, cioè il ritorno dell'applicazione del fare. Manca l'applicazione dei posti in questione, di posti in forza, di posti in forza, di posti in dubbio che ciò che si faceva era comunque quasi ripetitivo. Cioè un limitarsi, un autolimitarsi. Dunque, visto che io l'ho partito per non limitarmi, ma contrariamente per riscoprire, ho provato che era meglio tagliare la mia strada, che era sicuramente circolare intorno al cosmo dell'arte povera, ma non era arte povera più. Ma questo hanno fatto anche altri artisti dell'arte povera, sono stato solo. Era diventato un po' uno stile a un certo punto. Il pericolo c'era già nel 72 e oserei dire, ma non voglio male mestiere, non sono un critico, che nel tempo questo mio dubbio si sia confermato. Benissimo. Allora, in tutta la sua opera ha sposato la trasversalità, oltre che dei materiali e dei linguaggi. C'è tra questi uno del quale si sente maggiormente legato? So che abbiamo poco tempo, ma devo fare una piccola. Che sono delle origini arcaiche, antiche, sia per quanto riguarda la dizione, la recitazione, il canto e la danza, sia per la manipolazione della materia, la polvere madre. C'è un'origine sciamanica. Non voglio fare della letteratura eccessiva sulla cosa perché si è scritto tanto, però rimane il fatto vero che la pittura, cioè la manipolazione della polvere, della terra, per propiziare pioggia, pesca, animali, e richiedere a un animale, richiedere al segreto portatore della vita, di chiedere la propizia caccia, è un gesto che si è sempre fatto, è un gesto sciamanico. Poi per la danza, il canto, la gens, la tribù, ha sempre fatto un circolo, e da qui vediamo che fino ai tempi greci e romani il circolo è stato continuato in maniera più nei teatri odierni anche, e al centro c'era una persona che raccoglieva le richieste, i desideri più che le richieste della gens, della tribù, e urlando, gesticolando e o muovendosi, dunque danzando, cercare di trasmettere questa necessità all'ente superiore. Come il pittore, disegnando nei cotti dei tassili oppure sui muri, la caccia aspirata, eccetera, faceva diversamente. Dunque sono due entità sciamaniche originali. Credo che pittura, danza e musica e canto non possano e non debbano mai staccarsi da questa primarietà, da questa prima funzione. Quindi il linguaggio per lei deve essere cosa primigena? Esatto. Io sono un pittore e tutto ciò che vedo e faccio lo faccio da pittore. Chiaramente il pittore tocca la terra, scolpisce anche, non c'è limite, muove la gente. Esatto, lei si definisce un pittore, infatti nel 2019 il Madre di Napoli, sotto la curatella di Andrea Viliani, apre Painting as a Butterfly, la prima grande retrospettiva dedicata esclusivamente alla sua imponente produzione pittorica. Ma quando lei e perché ha iniziato a dipingere? Un po' il perché ce l'ha spiegato, ma quando ha iniziato a dipingere? Se dovessi pensare a una data, farei fatica. Ho fatto cucina, pasticciato, facevo grande esperienza nello studio di mio nonno. Mio nonno era in qualche maniera un pittore decoratore, musicista, però non per questo mi consideravo un artista, un pittore. Facevo da garzone e imparavo. Poi, man mano, mi è successo di avere l'aspirazione di rappresentare qualcosa. E lì forse inconsciamente ho cominciato a pensare di essere pittore. Ma è una cosa che è nata silente, non potrei definire una data o un momento preciso. La sua prima opera è stata un'opera pittorica?
Allora, per prima, che mi auguro per i tentativi, vi spiego. Io stavo a Venezia, ero incuriosito dalla luce del sole che batteva contro la pietra d'Istria di Rio degli Schiavoni. La pietra d'Istria è molto bianca, perciò la luce che arrivava era una luce molto fredda che cangiava continuamente. Era un bianco che cangiava continuamente. Io facevo dei piccoli tentativi di fermare il momento della luce che riuscivo a percepire, con risultati penosi, ma comunque, a parte la qualità dei risultati, sicuramente mi faceva capire che come dipingevo fermavo una realtà che era dinamica. Lì ho cominciato a essere curiosito dalla pittura in genere. Benissimo. Un'ultima domanda. Abbiamo poco tempo, però questa è importante soprattutto per i giovani creativi. Cosa consiglierebbe ad un giovane artista, lei che è stato uno dei più grandi? No, lei è gentile, molto. Consigliare qualcosa all'artista è già un atto di presunzione. Io trovo che... Sì, presuntuoso, lo sia. Io trovo, dico, la cosa più semplice, si è sempre detto. Che non, ecco, devo fare una critica in quel che trovo un'attitudine attuale, il tentativo di far diventare pittura o l'arte qualcosa che ricorda una carriera. Io, per essere chiari, amo Pollock e Ligabue, per essere chiari, considero che, ecco, voglio che sia molto chiaro questo. Trovo ridicolo il tentativo di diventare una specie di star o di essere un uomo di carriera, cioè di pittore. Il consiglio è che fosse un pittore o un giovane pittore di seguire le proprie necessità, i propri orgasmi, le proprie curiosità e non essere così preso dal problema della riuscita, della carriera, insomma. Guardare il mondo in maniera più ampia e meno ristretta. Perfetto, la ringrazio veramente per questa piccola intervista, per il suo tempo, è stato un piacere averla con noi e speriamo di aver dato modo ai nostri ascoltatori di aver conosciuto un po' più approfonditamente la sua figura. La ringrazio, grazie dallo staff di Arte Verona. Arrivederci.